Allora, purtroppo questa meravigliosa occasione soffre della eccezionalità dell'evento, perché quando abbiamo avuto le mappe donate dall'ingegnere Riccio soltanto 4 giorni fa, giusto? Poi abbiamo pensato che era un peccato non condividere con quanti fossero interessati questa occasione, quindi abbiamo deciso di pregare l'ingegner Riccio di spiegare in streaming tutto il lavoro che c'è dietro queste meravigliose mappe e la loro storia. Io, non essendo assolutamente né archeologo né urbanista, non mi addentro in ulteriori discorsi. Ma darei immediatamente la parola per la spiegazione del contesto in cui si colorano queste mappe al nostro socio illustre Eugenio La Rocca. Poi l'ingegner Riccio entrerà nel merito delle mappe stesse. Prego, Eugenio. L'evento è trasmesso in streaming. Quindi, allora, se posso avere le prime diapositive, sì. Allora, l'ingegner Giuseppe Riccio, che ho l'onore e il piacere di affiancare oggi, ha effettuato un'importante donazione all'Accademia dei Lincei, già anticipata dal nostro presidente, ma che ora cercherò di illustrare in maniera sintetica. Insieme con la moglie Maria Rosaria Gargiulo e con la figlia Flavia Francesca, Giuseppe Riccio ha donato all'Accademia in primo luogo le copie restaurate e completate digitalmente di due mappe di Roma e di Napoli, realizzate nel 1577 e nel 1566 da Étienne Duperac e da Antoine Lafrérie. Esse sono il risultato di un ampio progetto avviato nel 2018 e concluso nel 2021, che nasce da scoperte da lui effettuate presso la Santa Sede, Archivio Apostolico Vaticano e Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Sembrava certo, in base alle sue indagini, che la pianta di Roma fosse stata realizzata su mandato del cardinale Giovanni Ricci, che fu per un certo tempo sovrintendente dei maestri delle strade di Roma e sotto la cui autorità ricadeva anche la direzione degli scavi di Roma. Ora, ci sono più motivi di interesse per questo personaggio di altissimo livello culturale nella città rinascimentale, perché Giovanni Ricci è colui che aveva acquisito le lastre dell'Arapacis dopo il loro rinvenimento in Campo Marzio. Qui vedete i disegni realizzati proprio da Étienne Duperac poco tempo dopo la scoperta delle lastre e poco prima che il cardinale Ricci le trasferisse nella sua villa in via di costruzione a Trinità de Monti, passata alla sua morte al cardinale Ferdinando de Medici. Parlo quindi di Villa Medici. Ci sarebbe da domandarsi se non fosse dedicata proprio a Giovanni Ricci la prima redazione della pianta, che, come chiarirà nella sua relazione Giuseppe Riccio, in alcune zone è incompleta e in altre è stata volutamente annerita dall'autore. L'iniziativa ha avuto come obiettivo restaurare e completare digitalmente la mappa di Roma del 1577 per gli studiosi e per gli amatori di Roma, che è, come si può bene immaginare, uno strumento fondamentale per la conoscenza della città del XVI secolo. Le verifiche, le prove e le testimonianze provengono dalla biblioteca privata del Santo Padre dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche e dall'Archivio Apostolico Vaticano. È stato possibile raggiungere una definizione digitale della mappa pari a 6K, cioè 6.100 e rotti per 4.900 errotti pixel, e sono stati analizzati, ripristinati e completati circa 30 milioni di pixel. E
È stato inoltre realizzato un database relazionale noto come 1577 Riccius Database, per gestire i nomi dei monumenti, delle strade e dei luoghi significativi riportati nella mappa, partendo dal lavoro pionieristico di Franz Erle, su cui ritorneremo tra poco. Nel 2021 è stato permesso inoltre a Giovanni Riccio e alla sua equipe di esaminare i manoscritti originali conservati presso la Biblioteca del Santo Padre, che riportano le cronache degli eventi relativi al solenne ingresso a Roma dell'imperatore Carlo V avvenuta il 5 aprile 1536. Questa è la pianta di Duperac. È stato così possibile rappresentare in pianta il fastoso ingresso di Carlo V a Roma. Qui vediamo il frontespizio dell'opuscolo di Zanobbio Ceffino, pubblicato proprio nell'occasione, inserendo il percorso imperiale nella pianta di Roma del 1577. Ancora prima, nel 2020, Giuseppe Riccio aveva utilizzato la pianta di Duperac, la cui riproduzione era ancora in fase di restauro e completamento, per tracciare il percorso dell'ingresso solenne a Roma nel 1615 del primo ambasciatore del Giappone in Europa, Asakura Tsunenaga. Dalle scoperte effettuate presso la Santa Sede è nato anche il progetto La Napoli Sacra, che ha avuto tra i suoi obiettivi quello di fornire un riferimento per la Napoli del XVI secolo e per la sua eccezionale storia tramite l'individuazione e la ricostruzione dei principali luoghi sacri della città nel XVI secolo, utilizzando, dopo un lavoro di completamento e di restauro, la mappa di Napoli del 1566, realizzata anch'essa e con gli stessi strumenti da Stéphane Duperac e da Antoine Lafrérie. Questa pianta è da considerarsi la sorella della mappa di Roma, anzi ne è stata per molti aspetti il modello. Anche in questo caso è stato possibile raggiungere una definizione digitale della mappa di grande misura e di grande elevatezza, circa 14 milioni di pixel. Come per la pianta di Roma, è stato progettato e prodotto un database relazionale per gestire i nomi dei luoghi, delle strade e degli edifici significativi riportati nella mappa. Ebbene, la famiglia Riccio ha generosamente donato all'Accademia dei Lincei le copie ad altissima definizione, rivedute e ricostruite su carta ad alta resistenza, delle piante di Roma e di Napoli di Duperac e Lafrérie, ma anche copie delle medesime mappe, sulle quali sono segnalate in due ulteriori copie della pianta di Roma i percorsi seguiti da Carlo V e dall'ambasciatore giapponese per il loro ingresso a Roma. In altre due copie della mappa napoletana, i monumenti sacri cristiani con relativa leggenda e il percorso delle linee metropolitane. Vorrei ora chiarire meglio quale sia l'importanza storica e culturale della pianta di Roma del 1577. Un piccolo discorso iniziale prima che l'ingegner Riccio presenti direttamente il quadro preciso di come è stata realizzata questa pianta. Nel 1908 il cardinale Franz Erle, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, pubblicava presso la tipografia danese una pianta di Roma eseguita appunto dall'architetto, disegnatore, pittore, incisore, cartografo francese Étienne Duperac, stampata nel 1577 da Antoine Lafrérie, lui stesso incisore e stampatore francese, ma divenuto celebre appunto come editore a Roma con la bottega in via di Parione, che per quasi mezzo secolo fu il centro dell'editoria cartografica, prima rivale, poi dal 1553 associato con lo spagnolo Antonio Salamanca, altro celebre tipografo dell'epoca, del quale poco tempo dopo la morte acquisì la proprietà. La pianta di Duperac-Lafrérie è magnifica.
Eppure, di quella prima edizione dedicata al re Enrico III di Francia e di Polonia, ne è conosciuta solo una copia, buona, ma non in perfetto stato di conservazione, come mostrerà l'ingegner Riccio, ritrovata da Erle stesso nel British Museum e ora nella British Library di Londra. In seguito ne furono stampate nuove edizioni, parzialmente aggiornate, malamente, a opera di un altro grandissimo tipografo romano, Giovanni Battista de Rossi, che aveva ereditato a sua volta una parte consistente dei rami di La Frérie. Datate 1640 e 1646, sono anch'esse purtroppo note attraverso una copia singola, delle quali fu mutata da de Rossi la dedica, nella prima al signor Baldassarre de Noyel, signore di Boncourt, la seconda a Giovanni Alto di Lucerna, ufficiale della Guardia Svizzera e interprete dell'inclita nazione alemanna. Per capire meglio la qualità di questa pianta dobbiamo riferirci alle novità imposte alla cartografia. Ecco, questa è la dedica a Enrico III con la dedica con la firma di Antoine Lafrérie. Dobbiamo riferirci alle novità impostate alla cartografia rinascimentale dai grandi maestri del Rinascimento, a partire da Leonardo, che con la sua pianta di Imola, tracciata con l'aiuto di una bussola, invece di fornire un disegno tradizionale dei palazzi e delle chiese, ha mostrato la città dall'alto e ha segnato i punti cardinali intorno alla sua cinta muraria. Leonardo riuscì a fornire una nuova vista a vuolo d'uccello di un paesaggio nota come prospettiva icnografica, in contrapposizione alla prospettiva obliqua o laterale, allora utilizzata dalla maggior parte dei cartografi. Oggi il piano della città di Imola di Leonardo è considerato la più antica mappa icnografica sopravvissuta. Sembra che Raffaello fosse ormai pronto a seguirne le orme alla grande, come egli stesso illustra nella celebre lettera da lui indirizzata a Leone X, ma parzialmente scritta da Baldassarre Castiglione e in seguito trascritta con varianti di rilievo da Angelo Colocci. Raffaello aveva predisposto il documento probabilmente come prefazione alla cosiddetta Pianta di Roma, un corpus di rilievi e ricostruzioni grafiche di tutti gli edifici superstiti di Roma antica. Il progetto forse prevedeva una pianta iconografica a proiezione verticale sulla scorta di quanto sperimentato da Leonardo, anche se riferita alle antichità di Roma. Con l'aiuto della vastissima conoscenza antiquaria di Andrea Fulvio, Raffaello voleva quindi realizzare con un'eletta schiera di collaboratori, tra i quali Giovanni da Udine, Antonio da San Gallo il Giovane, Baldassarre Peruzzi, un vero e proprio corpus di disegni di monumenti suddivisi secondo le 14 regioni augustee. Una recente importantissima scoperta permette probabilmente di avere le idee più chiare sui modi in cui Raffaello aveva organizzato il suo lavoro. Come ha mostrato Alessandro Viscogliosi, in tre disegni degli Uffizi, Antonio da San Gallo il Giovane ha rilevato la pianta con una grande esattezza topografica dei resti monumentali di alcuni settori del Foro di Cesare, del Foro di Augusto e del Foro Transitorio. I tre fogli del San Gallo, databili anteriormente al 1519, quindi sono particolarmente antichi, sono nella stessa scala e sono pertinenti alla medesima iconografia dei fori imperiali. Due dei frammenti sono componibili fra di loro e insieme con il terzo combaciano quasi alla perfezione con la moderna pianta dei fori. Qui vedete i tre disegni di Antonio da San Gallo sovrapposti su una pianta recente dei fori imperiali dopo gli ultimi scavi. È inevitabile pensare che questi tre disegni conservino memoria del lavoro compiuto nella bottega di Raffaello e mai ultimato per realizzare quella iconografia generale dei monumenti antichi divisi per regiones e non solo dei singoli edifici.
Di questo lavoro, malauguratamente, non è rimasta traccia, neppure nelle piante e nei disegni della prima Reggio, che secondo Marcantonio Michiel, che ne parla, era quasi terminata. E questo è uno dei più gravi danni della cultura dell'epoca. Nessuno tra gli allievi e collaboratori di Raffaello continuò l'impresa, che fu abbandonata. Le vedute archeologiche della città restarono simboliche, come quella di Francesco Giulio Calvo del 1527. Come vedete, si tratta di piante non reali, ma esclusivamente simboliche, direi quasi ideologiche. Per avere la prima vera mappa di Roma si dovrà attendere la grande pianta iconografica, larga 2 metri circa, di Leonardo Bufalini, datata 1551, qui ne vediamo un dettaglio, della zona del Colle Oppio, la quale, come ormai intuibile, nella sua evidente semplificazione è solo in parte coerente con la visione raffaellesca. Comunque, il primo rilievo completo della città, con strumentazione innovativa e affidabile, a capo di un'equipe sicuramente numerosa. Tutto l'edificato moderno è rappresentato in una complessa giustapposizione di monumenti antichi e moderni. La xilografia, perché è una xilografia in questo caso, di Bufalini, pubblicata da Antonio Blado, sostituisce la realizzazione di tipo specificamente vedutistico. La planimetria di Bufalini assume un ruolo di modello dovuto all'eccezionale azzardo di misurare e riprodurre una realtà mai prima affrontata per dimensioni, complessità e valore rappresentativo. Riconosciuta come vero strumento scientifico, diviene l'immagine ufficiale della città, base cartografica ineludibile per ogni successiva realizzazione, fino ai nuovi rilevamenti di Nolli quasi 2 secoli dopo, ma sottoposta a continue verifiche e modifiche. Eppure, i tempi non erano ancora maturi per la ricezione di una iconografia zenitale in luogo delle vedute pittoriche di tipo prospettico a volo d'uccello. Nonostante la fortunata vicenda di Bufalini, su cui peraltro andranno ancora approfondite le ricerche, l'intero genere della pianta iconografica a proiezione zenitale nell'Europa del secondo Cinquecento e ancora per buona parte del secolo successivo sembra conoscere una decisa differenziazione di uso, e le planimetrie, perfezionate tecnicamente, tendono però a rimanere in ambiti riservati, militari e funzionali, per trovare solo nel secondo Seicento e poi massicciamente nel secolo successivo una vera diffusione a stampa. Le piante seguenti, e qui vediamo un dettaglio della pianta di Mario Cartaro del 1576, e la vediamo a confronto con il medesimo dettaglio che poi è San Pietro di Etienne Duperac, riprendono da Bufalini sia l'orografia sia il tracciato delle strade, ma con gli opportuni aggiornamenti e modifiche. E poi con un ricorso alla veduta dall'alto che non corrisponde esattamente allo zenit. Sappiamo ora che almeno una tiratura della pianta di Duperac sia coeva, se non anteriore, alla pianta di Cartaro, in quanto la dedica Enrico III, e questo lo spiegherà meglio l'ingegner Riccio, è riferita al dicembre 1577, quando la Frérie, che risulta editore, era già morto da qualche mese. Tutto fa presupporre che il disegno e l'indirizzo fossero stati incisi nel 1576, lasciando spazio per la dedica a Enrico III, che, eseguita dall'umanista Giovanni Francesco Peranda, richiese assai più tempo. In ogni caso, la pianta di Duperac è assai più bella di quella di Cartaro. Basta vedere dei dettagli qui. Vediamo della pianta di Cartaro il dettaglio del Pantheon con le case
ai lati, e questa è la pianta di Duperac. Si dovrà osservare specialmente una cosa, che Duperac disegna praticamente dettaglio per dettaglio quasi ogni singola casa, mentre invece Cartaro è più generico, rappresenta le case come dei piccoli cubetti tutti uguali fra di loro. Una differenza piuttosto consistente anche nel dettaglio dei singoli monumenti. Il dettaglio del Pantheon nella pianta di Cartaro è certamente meno fine, meno accurato di quello di Duperac. La sua pianta, quella di Duperac, tende ad avvicinarsi alla proiezione verticale, perché vuole presentare la città quale essa è, veduta in ogni suo punto, ma comunque vista di scorcio, e quindi non è iconografica, né presenta il solo piano della città e dei suoi edifici, ma è prospettica, cioè con elevazione, mostrandoci anche l'alzato delle fabbriche. Come si suol dire oggi, la pianta non è geometrica, ma cavaliera prospettica, concepita da un punto di vista particolarmente alto. L'immagine è di tipo misto, in quanto costruita da una pianta al suolo, tratta con grande verosimiglianza, come ho già ricordato, da quella di Leonardo Bufalini, alla quale erano stati aggiunti innumerevoli studi di monumenti rappresentati in prospettiva, ma che include qualche piccola distorsione. Si vede che la precisione nella descrizione dei singoli monumenti supera, come vi ho già detto, l'esperimento coevo di Mario Cartaro, e si deve essere avvalso del lavoro già compiuto da Duperac con le vedute delle Vestigia di Roma Antica, pubblicate nel 1575 presso un altro editore concorrente di La Fleury, Lorenzo della Vaccheria, o della Vacherie, anche in questo caso probabilmente un francese. Come ha osservato Emmanuel Lurin, il lavoro di Duperac sembra essere stato guidato da due principi concorrenziali e in apparenza contraddittori, ma necessari entrambi per la funzione dell'immagine. La pianta non è solo la descrizione analitica di uno spazio urbano, ma anche un ritratto vivente di Roma, destinato a un pubblico sempre più numeroso di visitatori che desiderano appropriarsi della città attraverso l'immagine, come poi avverrà in seguito con le grandi piante di Roma, da Maggi Tempesta in poi. Ma ho parlato fin troppo a lungo, credo che sia il momento di passare la parola direttamente all'ingegner Giuseppe Riccio. Grazie. Ci ha introdotto splendidamente a questa successiva introduzione alle piante. Prego, ingegnere. Buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie Professore dell'occasione che mi date. A differenza vostra mi devo alzare perché dovrò utilizzare il segnalatore per indicare la presentazione. Intanto quello che vi proporrò di fare è un viaggio nel tempo. Ci sarà un ascensore che prima ci porterà nel 1908, poi ci farà riscendere nel 1500 e poi ci darà altre posizioni, altri livelli dove potremo vedere Carlo V e potremo vedere il primo ambasciatore del Giappone in Europa. Cosa è successo in questi periodi? Ma non è soltanto qualcosa da leggere, è qualcosa da vedere. Cosa hanno visto gli occhi di queste persone? Li potremmo vedere anche noi. Ma tutto quanto lo si deve a... Siamo un po'... La prima pagina... Questa?
Siamo al conto. Sì. Ok. Bene. 1908. Come noi diremmo oggi un Indiana Jones, il cardinale Erle viene mandato dal Santo Padre in giro per il mondo a cercare evidenze della storia perduta di Roma. La Santa Sede non ha più accesso ai suoi archivi, che sono diventati del Regno d'Italia, e quel che resta è solo quello che c'è nel Vaticano. Erle arriva a Londra e, cercando nel British Museum, viene colpito da un documento a cui nessuno dà troppa attenzione, che è la rappresentazione della mappa di Roma del 1577. Non ne ha mai viste, eppure lui in Vaticano è circondato dalle mappe di Roma. In Vaticano c'è una delle più grandi collezioni delle mappe. Viene colpito e domanda di farne una copia. Ma non si limita a questo. Appena tornato a Roma, pubblica immediatamente un libro tramite la Danesi Editore, dove racconta la sua esperienza, spiega perché questa mappa è unica e perché è la vera rappresentazione di Roma. Ogni singolo monumento, ogni singola casa, ogni singola strada è corretta, è giusta. Ma non solo, lui sofferma la sua attenzione e la sua verifica del calendario sulle fasi di costruzione della Basilica di San Pietro e trova che è esattamente perfetto quello che c'è sulla mappa del Duperac. Le fasi della costruzione di San Pietro sono corrette per quel periodo. C'è una sola fontana nella piazza, l'obelisco è a sinistra guardando la cupola di San Pietro e ovviamente la cupola non è finita, quindi è in fase di costruzione. Quindi lui pubblica immediatamente questo libro che purtroppo, devo dire, non ha avuto granché seguito o diffusione. Noto in Santa Sede, non è così facilmente reperibile in commercio. Quello che lui riesce a fare, utilizzando la tecnica della fototipia, ma non sta scritto su questo libro, sta scritto su altre relazioni che sono in Santa Sede, riesce a realizzare una copia del British. Il British neanche si rendeva conto di cosa avesse dentro la sua sala delle mappe. E ottiene una cosa di questo genere. Intanto la versione del British è divisa in quattro, c'ha le pieghe su quattro, che lui riporta esattamente come sono. Ma lui la può fare solo in nove sezioni, che poi incolla su una tela e ottiene un risultato di questo genere. Tenete conto che la versione originale della mappa non è così. Noi oggi riusciamo a realizzare la dimensione che vogliamo, ma la mappa del British è meno di un metro quadro, è circa un metro per 80 centimetri. Inoltre c'è una strana caratteristica. Ci sono zone... Il tempo ovviamente l'ha segnata, ha modificato l'inchiostro usato per realizzarla, è stata danneggiata dagli spostamenti, ma oltre a questo ci sono zone che l'autore ha aggrigiato, ha coperto, le ha disegnate e poi, per chi ha conoscenza di disegno tecnico, li ha rigato sopra, però si vede che lui l'ha fatto, il disegno sotto. Dopodiché fa un'altra cosa stupenda, Erle. Questa è la tabella dei 121 luoghi di Roma, ma lui non si accontenta di quello. Lui li va a cercare tutti, i luoghi notabili di Roma, e arriva a 362 luoghi e li divide per quartieri e tipologia. Tutto questo nel suo libro. Quindi immaginate, c'è una leggenda, che è quella lì, che c'è sulla carta, dopodiché lui si occupa di rimettere a posto tutti i luoghi e lo fa all'interno del suo libro. Quello che ci siamo permessi con rispetto di fare è di aggiungere, utilizziamo un termine informatico, un piccolo bit su questo. Abbiamo tradotto tutto in un database relazionale e abbiamo correlato
tutte le informazioni della mappa, tutte le informazioni di Erle, e le abbiamo riagganciate con le coordinate della mappa. È il database che è a vostra disposizione, che è stato dato all'Accademia. Adesso l'ascensore ci porta indietro nel tempo, 1566. Cosa succede nel 1566? Allora arriva San Pio V, che da un punto di vista psicologico qualcuno definirebbe un uomo estremamente razionale, cartesiano, ma in tutto, cioè uno più uno fa sempre due, in qualunque campo. E si rende conto, soprattutto dopo quello che è successo qualche anno prima, ma che ha segnato profondamente Roma, il sacco di Roma, che non si riesce a capire Roma come è fatta, non c'è nessuna mappa. Non c'è, cioè, non, io le difese dove le devo mettere? Perché ho avuto il problema degli approvvigionamenti? Perché le barricate non hanno retto? Perché ho sbagliato a chiudere le strade? E quindi, oltre che ovviamente per sapere com'era fatta Roma, decide di avviare il progetto della mappatura di Roma. E chi sono i tre migliori che lui ha, o i tre migliori che lui sceglie? Il cardinale Johannes Riccius, questo è il nome registrato in Santa Sede, che in quel momento non era al massimo della forma in Santa Sede. Perché? Perché c'è una ragione. Poco prima era diventato Papa un carafa, e storicamente, anche se lui appartiene a un ramo trasversale della famiglia Riccius, Carafa e Riccius per definizione non sono mai andati d'accordo. Quindi cade in disgrazia. Da grande consigliere, esperto di finanza e di relazioni internazionali del Santo Padre, viene messo un po' da parte, però nessuno mette in dubbio le sue capacità. Viene nominato presidente della congregazione cardinalizia per le strade, i ponti e le fontane. Dopo gli daranno, ma già l'aveva preso, lo vedremo, gli daranno anche ufficialmente gli scavi dei reperti dell'antica Roma di Roma. Prese anche questi incarichi. L'altro, il più giovane dei tre, Étienne Duperac, è da poco arrivato a Roma e sta cercando di farsi un nome, ma tutti dicono che è il migliore in assoluto per il suo mestiere. E dopodiché la Frérie, di cui non si riesce a trovare un'immagine, non lo sappiamo, abbiamo preso le sue firme su due carte, che è il miglior cartografo di Roma, anche lui incontestato. Quindi viene creato questo, oggi si direbbe, gruppo di lavoro. E vengono date le relative autorizzazioni. Ovviamente un lavoro di questo genere, senza l'autorizzazione del Santo Padre a mappare Roma per le conseguenze militari che potevano esserci, non si sarebbe potuto realizzare. Queste persone dove vivevano? Oggi lo possiamo dire. Dove si muovevano? Bene, qui c'è l'appartamento di Johannes Riccius, Palazzo Apostolico, esattamente sotto l'appartamento del Santo Padre. È un appartamento talmente bello che anche quando arrivò il carafa non lo fece toccare né modificare, e gli fece mantenere tutti gli stemmi che in altre occasioni tra carafa e Riccio generarono tanto problema, ma nell'appartamento sono rimasti esattamente gli stessi originali stemma dei Riccio. Dopodiché, altro luogo, via Giulia, palazzo sempre dei Riccio. Qui si tenevano le riunioni della commissione cardinalizia per le strade. Dove era la bottega di La Frérie? Era qui. E dove abitava Duperac? Qui, vicino a Campo dei Fiori. Quindi qui si svolgeva la loro vita. Bene. Visto che abbiamo visto dove si svolgeva la loro, l'ascensore ci riporta ad oggi. Dove siamo noi oggi? Guardate, questa è l'Accademia dei Lincei, come era prima. Guardate qui, questa è l'attuale ambasciata di Finlandia, questo è il Bambin Gesù, come è stato ristrutturato, questa è la Farnesina, e tutto è fatto finestra per finestra. Non oggi, nel 1566, diciamo 66, perché l'avvio del gruppo di lavoro.
Poi una cosa simpatica. Sepolcro di Nerone. Sulla mappa è indicato il famoso albero, il pioppo o noce, che era legato a Nerone, e sulla mappa c'è, è presente, quindi l'aveva evidenziato. Quindi quell'altra leggenda che si diceva ma c'è o no l'albero, qualcuno nel 1566 l'ha disegnato. Bene, di questo non vi posso dire l'origine, ma fidatevi, è vero. Stiamo parlando della Minerva Medica, un altro degli enigmi archeologici. Quando è stata trovata? Che cos'era? Bene, guardate questa persona qui, questa, con la barba lunga e senza i capelli. Chi vi ricorda? È lui. Guardate cosa ha trovato. Ed è tutto vero, e questo è davvero lui, eh? Ed è certo che è lui, però non posso dire di più. E guardate il disegno della Minerva Medica. Quindi nel 1566-77 fu trovata, se non prima. E qui ci sono anche le altre cose che stanno scavando. Bene, torniamo a noi. Questa è la mappa dell'Accademia dei Lincei, realizzata per loro in questa versione, in questa edizione. Come vedete, vabbè, utilizzo le parole di Erle, è fantastica, è incredibile, perché è vera, non perché è un bel disegno, ma la fortuna di questa mappa, se la vogliamo vedere così, è stata che nessuno ci ha creduto, perché il re francese, dopo che l'ha ricevuto il regalo, l'ha buttata in un angolo, dice è impossibile che sia stata realizzata una cosa di questo genere, perché se l'avesse presa sul serio, lui aveva la possibilità di definire un piano di attacco di Roma, aveva tutti gli accessi. Ma tra l'altro potete vedere sulla mappa, sta qui ma non si vede granché, ci sono anche gli accessi segreti al Vaticano, i tunnel, c'è il famoso buco che fece entrare le truppe di Carlo V per il sacco di Roma, la famosa crepa sta qui e sulla mappa la potete vedere, è stata riportata, come sono riportati giustamente tutti i luoghi dove poter chiaramente, se io interrompo questo ponte, cioè come potersi difendere o come poter attaccare. Bene, quindi se abbiamo il palcoscenico, adesso possiamo farci muovere degli attori. Uno dei più grandi attori che si è mosso su questo palcoscenico è stato Carlo V. Una delle cose che è stata cercata, e devo dire come risultato dell'operazione, poi ci sono tutti i dettagli di questi documenti, c'è il confronto tra il documento ritrovato nella biblioteca personale del Santo Padre, che descrive esattamente cosa è successo quel giorno, passo per passo, cosa ha fatto Carlo V, dove è andato, chi ha incontrato, le strade che ha fatto, con quello che poi i vari studiosi hanno scritto, qualcuno qualche decennio dopo, qualcuno ancora dopo, che avevano fatto ricerche. Diciamo c'è una matrice che vi fa vedere qual è la situazione, mi permetto di dire vera, perché la situazione reale del Santo Padre rispetto poi a come è stata interpretata, è molto simile la versione. Comunque la versione dettagliata ci ha permesso di descrivere il suo ingresso trionfale a Roma. Le aree verdi sono quelle che sono evidenziate in questa lista, nella lista del Santo Padre. Questa è blu perché? Perché non ci sta nell'elenco del Santo Padre, però è sicuro che l'ha incrociata perché era obbligata. Questa è la cancelleria o un palazzo noto molto bene all'epoca con un altro nome, Palazzo Riario, e qui ci incrociamo. Non ci sono solo Carafa, Riccius, sono diciamo molto più provinciali come discussione. Questa è la discussione dei Medici con i Riario, e quindi che poi gli fu tolto il palazzo, eccetera, eccetera. Comunque passò da qui, perché comunque un palazzo imponente, bello,
e questo fu il suo percorso, e per arrivare poi a San Pietro. Stessa cosa, però al contrario, perché è partito di qua, del primo ambasciatore giapponese, per arrivare al Campidoglio. Anche questo, diari manoscritti di Ala Leone, conservati nella biblioteca del Santo Padre. Quindi siamo riusciti a descrivere l'ingresso del primo ambasciatore giapponese in Europa. Andiamo a Napoli adesso. Come ha detto il professore prima, è la sorella piccola, è la sorellina, anche se nata prima, di Roma. E fa vedere, intanto ve lo dico da ingegnere, posso dire così, Napoli all'epoca era perfetta. L'esempio di come deve essere costruita una città. Le strade sono perfette, gli edifici sono perfetti, la possibilità di difenderle è perfetta, la gestione del porto. E poi, se vogliamo pure trovare un'altra caratteristica, Napoli, come sapete, era metà, ognuno diceva che era sua, ma lo Stato Pontificio diceva che era sua, e il re di Napoli o il re di Spagna diceva che era sua, ma tutti e due erano convinti che era loro. Ed è fantastico nell'edilizia, nell'urbanistica, come si raggiunge questo elemento. Ogni palazzo governativo spagnolo è praticamente circondato da palazzi o chiese o monasteri dello Stato Pontificio, e sono così, o uno la può vedere al contrario, uno di fronte all'altro. Quindi a corrispondenza di uno ce n'è un altro, sono in stallo praticamente. Anche qui abbiamo scoperto tante belle cose, ed anche qui, come qualcuno forse ha notato nella prima slide, c'è Artemisia Gentileschi, perché in questo momento c'è una grande mostra a Napoli su Artemisia Gentileschi, ed sarà il prossimo personaggio a cui stiamo lavorando con la Santa Sede, col Museo Donna Regina, in concomitanza di questa mostra che durerà fino a luglio, di rappresentare i luoghi della vita di Artemisia Gentileschi, sia a Roma che a Napoli. Quindi si potrà vedere, prima ne parlavamo, il famoso tragitto che fece da San Giovanni a Via Margutta, dove abitava, i luoghi delle carceri, c'è tutto, tutti questi luoghi sono tutti tracciati. Bene, questo, come diceva prima il professore, cosa è successo? Il progetto della Santa Sede aveva un altro strato sopra la ricostruzione di Napoli. Era quella di individuare i 50 luoghi sacri del 1500 nella città di Napoli. Quindi sono stati individuati 50 luoghi sacri. Nella versione che attualmente è esposta, c'è una tela esposta al Donna Regina. In questa tela ci sono i 50 luoghi, ognuno di questi dipinti ad olio a mano sopra. Quindi questo che voi state vedendo è una rappresentazione informatica di una tela dipinta a mano. Questi sono i 50 luoghi sacri individuati. E poi c'è un'altra cosa che è molto simpatica: è stato disegnato il percorso della metropolitana attuale sulla mappa, cioè prendendo quelle linee, scendendo in quelle fermate, voi vedete quelle cose lì del 1500. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che questo argomento vi sia piaciuto e che possa essere utile per gli studi, per le passioni che avete e per ricostruire la storia della nostra città. Beh, devo veramente ringraziare. Prego. La pianta di Napoli di Francesco presenta uno strano fenomeno, nel senso che il castello di San Pietro viene denominato Castel San Marco, che è probabilmente questo dovuto alla prima
Sì, le voglio, colgo l'occasione. La presentazione c'è ancora? Se, allora, la mappa di Napoli, con tutto il rispetto, la mia famiglia è di Napoli, quindi mi permetto, ma proprio di Napoli, Napoli di origine, quindi mi permetto di poterne parlare. Io sono nato e cresciuto a Roma, ma allora, ovviamente la mappa di Napoli rispetto a quella di Roma è un giocattolino come dimensione. Con tutto il rispetto possibile. E quindi ci siamo potuti dedicare a tanti particolari, anche verificando il luogo, cioè l'abbiamo veramente battuta tutta la mappa di Napoli. Questo è uno dei problemi, quello che lei stava dicendo, ma c'è ancora di più. Se cioè, le faccio vedere, mi permetta. Allora, i riferimenti sono tutti sballati, li abbiamo rimessi a posto. Sì, uno è doppio, ma non solo, ce ne sono parecchi. Controllo, mi sa che ce l'ha ancora lei. Ok, andate. Allora, permettete. Allora, guardi dove è stato messo il nome di San Martino Castel dell'Erba. Noi l'abbiamo poi modificato. È stato messo in una zona. Allora, anche la mappa di Napoli ha subito la stessa vicenda della mappa di Napoli. Premesso che ne esistono N versioni di questa mappa, premesso che ognuno l'ha modificata e riscritta come vuole, premesso che ci sono gli errori sugli indici, ci sono gli errori sui luoghi. E anche qui, come le dicevo, è stato fatto un database che ha ripulito tutto quello, anche quello è a disposizione di tutti. Allora, è stato messo esattamente al centro della mappa, questo errore, il 41, con lo stesso numero poi tra l'altro. Noi in alcune nostre presentazioni l'abbiamo chiamato 41B, poi abbiamo corretto mettendolo in relazione con le coordinate, ma soprattutto con un'altra cosa, che io non vi ho detto, perché effettivamente forse siamo fermati troppo sulla mappa di Roma. Allora, rimettiamo un po' di peso sull'altro piatto della bilancia. La mappa di Napoli ha avuto una caratteristica incredibile. Pure questa dice non è vera, non si sa com'è, nei secoli ci sono stati dei problemi, non era associabile alla situazione ad oggi. Noi abbiamo avuto una fortuna enorme, ci è venuta un'idea, abbiamo cercato tutte le mappe, ma non quelle vecchie, anche quelle moderne, per me moderne sia dal 700 in poi, e ci siamo imbattuti in una mappa che a Napoli qualcuno conosce, non conosce, ma che abbiamo scoperto anche nel documento ufficiale conservato a Palazzo Reale, ci sta il libro ma non ci sta la mappa allegata, quindi molti hanno i numeri ma non hanno la mappa e molti hanno la mappa ma non hanno i numeri, e stiamo parlando della Carletti. Carletti chi era? Fu il primo topografo di Napoli, fece un lavoro incredibile, ma veramente incredibile, fece una topografia perfetta di Napoli. Ma come dicevo, si spaiarono la mappa con la descrizione, col libro. Bene, se voi prendete questa mappa di Carletti, la ruotate di 46,5 gradi e tirate a destra e a sinistra in maniera opportuna, scoprirete che si sovrappone perfettamente a quella fatta nel 1566. Ma non solo,
La mappa del Carletti ha una grandissima caratteristica, è perfettamente sovrapponibile con i suoi codici, ecco la sua, alla topografia attuale di Napoli, è quella del 2022. Quindi cos'è successo? Utilizzando la mappa del Carletti come stele di Rosetta, noi siamo riusciti ad associare la topografia di Napoli odierna con la topografia di Napoli del 1566. Può mettere quel file, quello PDF di Napoli, della presentazione di Napoli, se abbiamo tempo. Allora, Napoli. Allora, vediamo prima il primo. Ok, questa è esattamente la stessa documentazione che è stata sottoposta alla Commissione della Santa Sede per valutare il lavoro. E devo dire, sono onorato di poterlo dire, la prima volta nella storia di Napoli che la Commissione Cultura ed Educazione della Santa Sede ha dato un riconoscimento a un'attività e uno sviluppo di tecnologie di questo genere a Napoli. Quindi questo ha generato la mostra al Donna Regina e poi l'acquisizione, permettetemi la battuta, non è mia, me l'hanno fatta, dovrei essere l'unico autore in vita di quelli che sono esposti al Donna Regina. Quindi comunque questo è il documento originale di sintesi sottoposto alla Commissione della Santa Sede. Vabbè, questi sono i luoghi, questo l'abbiamo visto da un'altra parte. Bene, quello che le stavo dicendo è proprio questo qui. Mappa del 1566, Carletti, rilievi con le coordinate oggi. È stato fatto per tutta la mappa di Napoli. Quindi lei ha situazione 1566 mappa, quella che sta laggiù, Carletti con tutta la descrizione, dopodiché come oggi. Portamercato, addirittura il portamercato ci sta sia il Trespolo per le impiccagioni che per le decapitazioni, sono rappresentati tutte e due, come rappresentata la colonna infame di fronte a Castel Capuano. Questi sono solo degli esempi, sono stati tracciati tutti, questi è perché il documento sottoposto alla commissione c'aveva il documento di sintesi e poi potevano aprirli, questa è la sintesi, per dare una visione d'assieme, e poi ognuno di questi invece è fatto per tutta Napoli, qui ce ne sono solo alcuni. Castel dell'Ovo, in Castel dell'Ovo qui, sempre con le stesse tecnologie sviluppate per Roma, riportate su Napoli, c'è stata una risposta a una delle vero non vero. Allora, intanto a parte, vabbè, i mulini a vento che erano presenti a Castel dell'Ovo e sul Molo Grande. Dopodiché a Castel dell'Ovo si diceva che ci fosse un ingresso riservato per l'accesso delle merci preziose che non venivano scaricate nel porto, ma venivano scaricate a Castel dell'Ovo. E sta qui, lo vedrete nella mappa, se andate lì troverete qui l'accesso. Vedete questa mappa, questo veliero? Sta scaricando merci preziose. E questo ancora il Carletti è come oggi. Santa Chiara, eccolo qui, Castel San Martino, quello che diceva lei, come era prima dell'esplosione, perché qui l'esplosione non c'è stata ancora, qui l'esplosione c'è stata, e come oggi. Castel, sì, no, Castel Nuovo, il maschio, come era prima, con i veri accessi. Ci sono alcune rappresentazioni, ma nessuna la fa vedere così. Sono viste davanti, il Duca di Noia lo fa vedere davanti il castello. Ah, questo è fantastico. Avete visto i festeggiamenti per lo scudetto, Piazza Plebiscito?
Piazza Plebiscito era totalmente diversa. Era l'esempio che vi dicevo prima. C'erano tre chiese di fronte al Maschio, che praticamente circondavano, di fronte al Palazzo Reale e al Maschio, che circondavano la parte, diciamo, temporale con quella spirituale. E sono qui, poi sono state abbattute, ricostruite. Oggi c'è Piazza Plebiscito, ma quella lì è l'unione di tre chiese e monasteri. Pizzo Falcone, com'era davvero? Vabbè, Piazza Mercato, ve l'ho detto prima. Questo è il database che vi dicevo, se le interessa è a sua disposizione. Cioè viene confrontato ogni singola parte della mappa con le note, col Carletti e come oggi. Poi questo, vabbè, questo è un libro. Donna Regina, se lei è di Napoli, chi conosce Napoli, questi sono Donna Regina quando era ancora unico, perché dopo fu riaperta. I due corpi del Donna Regina oggi si vedono separati, ma all'epoca erano murati. E se uno lo va a vedere, noi abbiamo fatto questi rilievi con i responsabili del Donna Regina, nelle due corpi separati si vedono le giunzioni e dove l'hanno tagliate. Prima era un blocco unico, come è rappresentato qui. Castel Sant'Elmo e San Martino, quello che diceva lei, col famoso numero 41. Ah, eccolo qui. Questo. L'accesso delle merci preziose a Napoli. Qui avveniva. E questi sono i mulini che servivano a erogare energia al castello. Questa è un'altra delle storie di Napoli, San Leonardo. Questo fu raso al suolo, non esiste più. Questa è Rotonda Diaz, per chi conosce. Vabbè, abbiamo ricostruito un veliero. Questo è il Sebeto, non so neanche dove è l'accento. Napoli aveva un fiume, è sparito. Sì, sì. E questo invece è com'era, c'è pure il mulino che alcuni antichi testi riportano. È vero, eccolo qua il mulino, sta qua. Ah, questa è un'altra delle leggende di Napoli, la torretta e la fontana Medina Celi, questa è sparita. Porta San Gennaro, questo è il famoso baluardo. Oggi per chi entra a Napoli da parte di Via Marina, qui trova le torri, sì, rasate. Porta Reale, pure questa è sparita. I pergolati, il famoso vino di Napoli. I pergolati erano dove adesso c'è Posillipo, il Vomero, producevano vino lì. E questi erano i posizionamenti. Ah, vabbè, questa era per la commissione. Se siete questi sono i test sulle grandezze, questi sono test che stiamo facendo con la Donna Regina dentro al museo. Questa è la metropolitana, questa è ancora nella versione vecchia, c'era un errore, poi ovviamente è stato corretto, ci eravamo persi una fermata, ma erano come dicevo, era ancora. Ah, questo invece è bello, questo l'ha fatto mia figlia. Questo qui cos'è? È stata tracciata tutta la Napoli del 1566 utilizzando l'applicazione di Google Earth Pro. Significa che i luoghi con le coordinate sono stati inseriti in Google e adesso c'è un file che si è caricato dentro Google Earth e quindi collegato anche con Google Maps, permette di vedere i luoghi utilizzando Maps ed Earth. Allora, questi sono degli esempi, ovviamente possiamo giocare come vogliamo adesso con le prospettive e abbiamo la possibilità di verificare che la mappa è giusta. La stessa cosa di Roma, cioè, ripeto, la fortuna di queste mappe è che nessuno si è reso conto che erano vere all'epoca. Adesso se vedete questa e vedete la mappa del 1506, dice ma è la stessa cosa, ma è evidente. Sì, ma questo però ce l'ha dato il satellite. Guardate Santa Chiara,
Vabbè, questa era la, l'abbiamo riagganciato alla commissione, abbiamo risottoposto anche la questione di Roma. Non so se ho... Grazie. Sì, sì, ha risposto. Vi sono altri interrogativi? Bene, allora ringraziamo veramente molto l'ingegnere Riccio. L'unico rammarico che ho io è che per l'entusiasmo che questo dono mi aveva suscitato ho anticipato al massimo la presentazione della, della mappa, che non era previsto in, in origine, ma la gratitudine per il dono avuto dall'Accademia mi ha indotto a, a condividerlo col maggior numero possibile di soci presenti e lontani grazie a streaming. Grazie ingegnere e grazie a tutti voi.